No, malneta. Mi lo consenti tu, posso due o tre, ma... Ma vorrei poi un po' sporco. Non lo sei, bravo. Siete bene? Non posso dire che... Ma che costa... Adesso non mangiavamo la polenta nera, quella nera del nostro grano saraceno che facevamo noi. È buona. Il mulino l'avevamo. Il grano saraceno o il siberio? Siberio, perché il grano di quello bello ce n'era poco. Si, usciva una polenta che sembrava un ramarro, di tanto che era verde. Questa cosa la racconto sempre. Ah. Lo dici sempre che era verde. E poi a mangiarla sembrava che si volasse. Era unta. Sembrava unta. Però era buona. Ma sì, era buona. Chi è la zia? Questa, chiamala com'è? Domenica. E la mia mamma Caterina. Caterina? E quella foto lì, ce la fava uno che gira un po' a volte, se sì. Andano su tre a... L'era Donosè, mai sentito nominare Donosè. Il secondo vai te andando in su, che sì, c'è la fontana. Sì. Era proprio lì vicino alla fontana. Questo mulino della vicina di Doverio è stato costruito il 10 ottobre del 1946. In passato veniva la gente del posto a macinare la propria farina, mentre adesso pochi anni fa è stato restaurato, così per permettere anche alla gente dei paesi qui vicini di poter venire a macinare la propria farina. Questo registro qua è un registro madre, diciamo, è un registro dove il mugnaio, ogni qualvolta uno viene a macinare, ogni famiglia aveva la sua pagina. Il mugnaio pesava sulla pesa qua, pesava il grano che portava, lo segnava. Perché poi a fine anno qua è su un libretto che teneva il proprietario del grano. A fine anno facevano la riunione, portavano i libricini di ogni famiglia e guardavano nella pagina qua del registro materno se risultava quello che non ci fossero degli errori. E poi facevano le somme e ognuno pagava il dovuto di quello che era. C'era a pagare, però la sigla era un tot. Adesso qua di preciso non specifico su questo quanto pagavano per la sigla. So che per il grano si era 20 lire, per la sigla ci voleva 40 lire, perché per la sigla bisognava buttarla su 2-3 volte passate per poterlo sfruttare al tutto, e perciò veniva a costare il doppio del grano saraceno o del grano turco. E qua altri 278 più 40 qua, tutto segole qua che avevo macinato. Di chi? Di una sola persona? Sì, 3-4 quintali. Una volta campavano lì per il pane delle famiglie, se lo facevano tutto, non è che non ne compravano pane. Questa farina viene utilizzata per la festa di Ferragosto della vicina di Doverio per fare la polenta che accompagna il cut. Ogni famiglia faceva il suo cut a ottobre o novembre, però di San Sebastiano, in famiglia tutti lì qua facevano, però il cut l'hanno sempre fatto a Doverio. Guarda, proprio la tradizione di 50 anni fa o 55 anni fa, facevano un paiolo grande così a novembre di cusa. Poi ne mangiavi quella sera lì fino a che eri stanco, anche i bambini, tutti li mangiavano, invitavano, era una cosa di famiglia, invitavano i parenti e così. Noi facevamo bollire una pentola di acqua
E poi la pecora lì sopra, come qui sopra un tavolo, sopra un asse, la mettevamo su e papà, come pelare un maiale. A cassette, a pianino, pensavo se si scotta non viene più via. E lì la pelavamo così e diventava lì tutta bella bianca lì in più. Perché si fa questo movimento? Per non lasciarlo attaccare. Non è facile che sia, non è facile che si attacchi sul paiolo. Il grasso che sta venendo su, si sta sciogliendo, viene su. Alla fine si dovrebbe quasi coprire, come regola. Dopo non è che si indovina sempre proprio al massimo. Un po' come quello là. Buono. Là c'è un po' di... Abbassati col colino. Voilà. Il cous ne facevano tanto a semi e lo mettevano via salato, che lo usavano come condimento per tutto l'anno. E la mettevano di mastei di terracotta o anche di legno, se chiamo covieux in dialetto. Lo ricoprivano col grasso, il grasso viene freddo, fa su quello spessore così bianco e inizia a salvare. Qualcuno fa la minestra di riso e latte, eccetera, eccetera. Ma fa la minestra. I vasi europei e pian piano lo togliessero, lo trovavano al posto di dato. O lo usavano anche, facevano anche il cirigì col cus. Quando era cotto mangiavamo tutti attorno, un paiolo in mezzo, tutti attorno, e lo mangiavamo il cus. Per il grasso che c'era dentro lo salavamo assieme alla carne e lì si mettevano i mastelli e lì campava lì un anno. E lo lavavamo tutta l'estate di quello lì per condire la minestra e sempre. Minestra di? E minestra di riso, minestra con stata bucus e papà zappa e basta. Ma per parlare di qui. Uno se ne franco da resat. Questa festa sarà a 14 anni, credo, dai 10 ai 14 anni. Ah, le mine festa. Questa le non una è cena in compagnia. Una cena di compagnia. Noi la festa la facciamo il 20 di gennaio, la è la sagra del paese. Santo Sebastiano e Fabiano, questi sono i nostri santi. No, Fabiano e Sebastiano. O Fabiano e Sebastiano, comunque sono sempre quei due lì. Questa è una cena di compagnia di Faravosto. La cena. E infatti non mettiamo né manifesti né niente, perché i villeggianti che ci sono, la gente che vengono qua, sì, anche noi ci troviamo assieme una la maggior sera. Parte delle gente
del posto. No, dopo anche chi viene è nata l'estate, qua, i genitori erano qua. Il 90% sono genitori. Quindi il suo papà, prima di trasferirsi a Como, stava qui, stava qua. E faceva... Lui andava in giro a fare le gallerie, è andato in Belgio, è andato dove c'era lavoro. Esatto. Quindi lei stava qui con la mamma? Con la mamma e i miei fratelli. I suoi fratelli. Sì. Ma un fratello e una sorella. Fratello e una sorella. I nonni? I nonni erano qua. Erano qua. Sì. Loro? Loro sono rimasti qua. Contadini? Sì, c'erano i contadini. Avevano i campi? Avevano i campi, le mucche. Eccomi! Ciao! Sono la camicia! E quando vi trovavate tutti qua, quanti eravate qui? Oh, tanti, perché c'era quello dello zio e noi altri. La nonna. E i nonni. Dopo c'era la nonna e una zia. Siamo stati portati su quinta sola. Eravamo tutti quanti in questo. Tutti qua. La fa il padre e la tua mamma chi lo fa? Sì. Sì, tutte le mamme facevano il pane, tutte. Ah, l'altro pane non ce n'era. Tutti i bambini invece si sedevano qua intorno, sì, a mangiare, stavano seduti. Seduti perché so c'era il fumo che andava negli occhi. Essendo che non c'era il camino, qua il fumo andava in giro in tutta la tutta casa. La casa. Tu calcola che qui dormivano in circa 12, ma secondo me 12 figli e cugini, diciamo, perché erano più, se non ho capito male, erano due famiglie, con i nonni e i genitori. Quindi erano ancora di più. Questa finestrina qua. A cosa serviva? Qua. Quando c'era malato qualcuno gli davano da mangiare e da bere di qua. Non c'era né gas né niente, appena il fuoco. Qual era la finestrina? Era nero, forse di fumo. Non è mai stata... Quel nero qua è tutto fumo che mandava fuori la legna. Certo. Chissà quanti anni, secoli e secoli. Se guarda la porta lì in fondo, la porta d'entrata è quasi forse a chiudere e aprire. Sono secoli, eh? Ah, sì, sì. E come si viveva in quel periodo? Poveri. Si andavano con i grandi, andavano un po' a lavorare sì, in campagna, tagliare l'erba da dare alle mucche, e un po' nei campi, che coltivavano la segale e le patate, facevano niente. E poi la sera si stava qui? La sera si stava qui, sono nella stalla con le pecore. Per scaldarsi? Per scaldarsi, nella stalla c'erano le pecore, maiali. I bambini quando erano appena che potevano aiutavano quei piccoli. Quanti anni ha lei signora se fosse? Ah, io sono 84. Questo è tutto filato con quello? Mm? Sì. Ti muoio di a Thomas come figlio, non l'ho mai visto. A Thomas. E mai visto quel figlio? E basta. E poi fai vedere che faceva la lana. Perché lì già in altro anno che me l'ha fatto, e che si era aiuta a mo, e in altro anno, poi dopo l'ho trovato, anche io l'ho aiuta già lei, aspetta che mi fa più presto andare a andare al bosco,
ma te la fa il bacchetto, me la fa su e le chilo. Ma dai. Il mio figlio posò grosso, le pustesse le ha grosso, la sta brutta casa. E dopo mi fa così cassetta agli umi. Chi ha porta un tera, chi ne porta un tre, giusti non ho giusti mio, metti su chi fosse un occhio giustato, e fosse più un tera a noi. E mo che adesso, di fila, infatti. Adesso aggiungo l'aceto. Perché? Così si viene a galla la ricotta. Aspettiamo che faccia i cos. Faccia? I cos. I cos. Quando fa le bolle. Allora quando fa le bolle si aggiunge giù l'acqua fredda. Non sarà mica tanto contenti i maiali oggi. Perché? Vabbè, è magrissimo adesso. Facevi la mascherpa fresca. Sì. Poi? Dopo la grattava col cuore della gaeta. Il procedimento che si fa a fumicare. La maschera non la mette già non i suoi cosi apposta, bucati, e dopo la facevamo, la diciamo scolare bene, poi si metteva sotto la cappa del camino come quelli lì, dove c'era il camino, dove non c'era la mettevamo su in un coso fatto apposta, così a... Come una griglia. Ecco. E lì si affumicava e diventava bella nera e dura. E se non c'era la mascherpa, la ricotta per fare il cus, non si faceva neanche, finché c'era pronta la mascherpa, la ricotta. E si è sposata a Piedoveglio. Ah, il bafo! Sicuro, fatto bene? Era proprio... Adesso un po' di fatto come la grande sede. Dov'è che vai a tagliare? Dipende un po'. Ah, cioè tu vai con la motosega dove ti dicono tagli? Più o meno così, dai. No, sei dentro il consorzio forestale? No, con una ditta. Ah, una ditta. E te? Duro d'oro. Allora duro. Duro d'oro. Oh,